secondo me questo film è una delle metafore più importanti, diciamo, e critiche verso quella che chiamiamo la forma merce, cioè in questo tempo in cui ogni cosa, in particolare i più importanti valori umani, vengono mercificati. Dopo le 17 nomination, sono 6 i David di Donatello conquistati dal film di Edoardo De Angelis Indivisibili. Migliore sceneggiatura originale, migliore attrice non protagonista, migliore costumista, produzione, colonna sonora e canzone originale. Oggi a Palazzo San Giacomo il riconoscimento dell'amministrazione comunale di Napoli alla presenza del cast e della produzione. Uno degli esempi più emblematici della potenza culturale di Napoli. Con tanta originalità, tanta forza, tanta innovazione, ma anche tanta preparazione. Quindi è un premio meritato e vedo che poi tra l'altro stanno continuando a fare cose davvero belle e straordinarie.